Archiviato il passaggio del turno in Coppa Italia, il Teramo si rituffa in campionato per continuare una striscia di successi che ha portato i biancorossi ad una rimonta clamorosa su tutte le altre contendenti al successo finale, regina a parte. Le indicazioni che arrivano dal clan biancorosso sembrano andare verso una sostanziale conferma dell'11 che domenica scorsa ha battuto il Bisceglie centrando il quarto successo consecutivo. Magnaghi, che ha avuto qualche linea di febbre nei giorni scorsi, è a disposizione e la difesa a 4, seppur giocando in trasferta, sarà confermata. Con Piacentini diffidato, l'unico dubbio potrebbe riguardare l'impiego di Iotti con Cristini a comporre la cerniera centrale. Troia è una squadra che ha qualità soprattutto sulla dinamicità e sulle seconde palle, quindi da parte nostra dovremmo essere molto bravi a creare densità lavorativa dove loro sicuramente fanno la partita. Sono molto bravi quando possono, partono anche da dietro a giocare. È una squadra che ha un'organizzazione, sono molto ordinati, è una squadra molto ordinata, sa verticalizzare ma sa anche fraseggiare e soprattutto porta questi 5 centrocampisti sempre a giocare con le dovute distanze. Quindi per noi sarà importantissimo, da parte mia, da parte nostra, fare una partita ricca di intensità, di aggressività, di ritmi molto alti, dove noi possiamo esprimere anche un calcio migliore. Noi a Potenza contro una squadra all'epoca non solo forte ma anche prima in classifica abbiamo trovato un modo di stare in campo secondo me migliore. Abbiamo perso per una distrazione che comunque può capitare a qualsiasi giocatore dalla Serie A fino alla terza categoria, però lo spirito, la mentalità, la voglia, l'energia, le attenzioni sono state massimali e abbiamo reso la vita difficile a una squadra che in quel momento lì probabilmente era quella che esprimeva un calcio migliore. Minelli non è al 100%. Minelli, lo dice stesso lui, che non si sente pronto al 100%, ma è normale. Cioè sembra che delle volte che improvvisamente uno si fa male, rientra, è semplice. Infatti non è così, è difficilissimo. Prova ne sia che ancora Soprano, anche se si allena con la squadra, sarà disponibile diciamo al 100% da martedì, che non lo porterò via, però è un giocatore che adesso abbiamo recuperato quasi definitivamente. Minelli quando accelera ha un po' di timore, mercoledì a Viterbo ha fatto un'accelerazione sulla fascia destra dove ha avuto timore di accelerare, e quindi mentalmente non è ancora pronto per fare certi tipi di battaglie. Cioè questo è un campionato dove innanzitutto l'aspetto esclusivamente temperamentale è super. Dall'altra parte, nel Picerno di Giacomarro, invece, indisponibili il centrocampista Lavigna e uno dei due ex della gara, l'attaccante Claudio Sparacello. I lucani dovrebbero riproporre il 3-5-2 con Caidi, Fontana e Bertolo in difesa e la coppia Sant'Agnello Esposito davanti con Verdoliak a costruire gioco.